Message from Earth presenta Il Dio che masticava tabacco, la leggenda di Nosiriwe. Gli Yanomami sono un popolo indigeno che vive nelle foreste pluviali del Brasile e del Venezuela, noto per la sua profonda connessione con la natura e le tradizioni ancestrali. Questa fiaba, la fiaba di Nosiriwe e il tabacco, racconta la storia di un giovane spirito che, in preda all'ansia, cerca conforto attraverso i doni della natura, scoprendo il potere curativo del tabacco. Attraverso il suo viaggio, Nosiriwe ci insegna l'importanza della serenità e della connessione con il mondo che ci circonda. Buon ascolto. C'era una volta, nel cuore di una foresta profonda e vibrante, un giovane spirito di nome Nosiriwe. La sua anima era un mosaico di emozioni, ma in quel momento particolare il suo cuore era pesante e inquieto. Pescie, 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 piangeva mentre camminava tra gli alberi maestosi, circondato dal canto melodioso degli uccelli e dall'odore dolce dei frutti maturi. I pappagalli colorati, appollaiati sugli alti rami, masticavano i frutti paii, quei doni succosi della natura che crescevano come gemme nel verde intenso. «Io piango, perché mi sento ansioso», disse Nosiriwe, senza fermarsi. I pappagalli, curiosi, si avvicinarono. «Cosa ti affligge, Nosiriwe?» chiesero in coro, con le loro voci squillanti. «Rompete un ramo di frutti Moshima», implorò lui, la sua voce un lamento sottile tra il fruscio delle foglie. «Ho bisogno di nutrimento, qualcosa che calmi il mio animo inquieto». I pappagalli, generosi nel loro spirito, si misero a cercare un ramo di frutti Moshima. Una volta spezzato, Nosiriwe assaporò i frutti, ma il suo cuore rimaneva irrequieto. Riprese a camminare ripetendo il suo pianto. Pescie, pescie, pescie. Camminando, Nosiriwe giunse in una radura dove i pappagalli mangiavano i frutti reshe, quelli che crescevano tra le foglie di una pianta che danzava al vento. «Cosa mangiate?» chiese lui, con una curiosità che si mescolava alla sua ansia. «Stiamo mangiando frutti reshe», risposero i pappagalli con entusiasmo. «Perché piangi, Nosiriwe?» «Mi lamento perché sento un bisogno insaziabile», confessò. Le parole sgorgavano come l'acqua da una sorgente. «Rompete l'estremità di un ramo». I pappagalli, vedendo il suo dolore, si affrettarono a soddisfare la sua richiesta. Nosiriwe mangiò con avidità, ma nonostante i frutti deliziosi, la sua ansia non si placò. Continuava a vagare, piangendo. «Pescie, pescie, pescie». Proseguendo, Nosiriwe si ritrovò in un luogo dove un altro spirito, Cucicuci, stava godendo dei frutti Keie. Cucicuci aveva lasciato la sua ascia di pietra ai piedi di un albero e sopra al manico, come un tesoro, giaceva una mascada di tabacco, masticata e benedetta dalla sua presenza. «Che dici, Nosiriwe?» chiese Cucicuci, vedendo il giovane lamentarsi. «Sono io, piango perché mi sento ansioso», rispose Nosiriwe, la sua voce ancora più flebile. «Mi lamento perché non ho una mascada di tabacco sotto il labbro. Rompimi un ramo, ti prego». Cucicuci sorrise, vedendo la necessità nel cuore del giovane. «Questi frutti non sanno di nulla, la loro carne è insipida», disse, mostrando con la mano i frutti chiari che pendevano dall'albero. Nosiriwe, deluso, mangiò un po' di quei frutti insipidi, ma non sentiva la soddisfazione. «E così sei in necessità», commentò Cucicuci, mentre osservava attentamente il suo amico. «Piangi perché sei in necessità», disse Cucicuci. «Sì», ammise Nosiriwe con un sospiro profondo. «Guarda là, sopra al manico dell'ascia», indicò Cucicuci con un gesto gentile. «È appesa lì». Nosiriwe sollevò lo sguardo e vide una grossa mascada, preparata con tabacco ancora verde, che brillava come un gioiello al sole. Con mani tremanti, Nosiriwe si mise la mascada sotto il labbro e sentì un'ondata di soddisfazione e calma invaderlo. «Aie, aie, aie!» esclamò. La gioia si diffuse in lui come un canto di vita. Nei luoghi dove Nosiriwe aveva sputato mentre passava, germinarono piante di tabacco. Era come se il suo dolore e la sua ansia si fossero trasformati in una benedizione per la terra. Fu Nosiriwe a diffondere il tabacco da ogni parte, seminando semi di tranquillità e serenità nel mondo intorno a lui. Cucicuci, felice per la scoperta, guardò Nosiriwe e lo abbracciò. «Hai trovato ciò che cercavi, amico mio», disse, «e ora la tua ansia si è trasformata in un dono per tutti noi». Da quel giorno Nosiriwe divenne custode del tabacco, un simbolo di cura e di conforto. I pappagalli, gli alberi e gli spiriti della foresta lo adoravano. Ogni volta che qualcuno si sentiva ansioso, sapeva che nei frutti della terra c'era un rimedio.
un modo per trovare la calma. E così Nosiriwe, con il suo pianto e le sue lacrime, non solo aveva trovato la sua mascada di tabacco, ma aveva anche dato vita a un'eredità di pace e serenità che avrebbe vissuto per generazioni. E nel profondo della foresta la vita continuò a fiorire, riempiendo l'aria di melodie e colori, come un canto eterno dedicato a chi, come Nosiriwe, aveva saputo trasformare il proprio dolore in bellezza.